Come si dice suonare in inglese? Play. E in francese? Jouer. In tedesco? Spielen. E in polacco? Grazie. Giocare e suonare in tantissime lingue si traducono con lo stesso verbo. Un'azione che rimanda al divertimento, alla creatività, a una sottile linea di confine tra regole e libertà. E noi italiani? Avete mai pensato al verbo che utilizziamo? Noi diciamo suonare, che significa produrre dei suoni. La nostra attenzione non è rivolta a noi che giochiamo, ma al fenomeno che permette alla musica di manifestarsi, il suono. In italiano l'azione è dentro la musica stessa, riguarda la sua essenza, e questo ci dice molto sull'importanza della musica all'interno della nostra cultura, almeno in origine. Suonare, e quindi produrre dei suoni che diventino musica, non era una semplice forma di intrattenimento, ma qualcosa di più profondo, di più elevato, oserei dire. Qualcosa che si lega a quell'elemento impalpabile che è l'anima della musica. Siamo dei filosofi straordinari e basta una parola a ricordarcelo. Una parola meravigliosa che ci proietta in una dimensione altra, metafisica, e traduce quel processo creativo che ci mette in relazione con la materia sonora. Forse dovremmo recuperare la consapevolezza di questo significato prezioso che ci distingue dalle altre lingue e restituire all'atto di fare musica un valore del tutto rinnovato, un senso più alto che gli antichi conoscevano bene. E ora tocca a noi difendere e valorizzare. Suonare non è un gioco, è molto di più.